Passiamo al secondo esempio, leva di primo genere vantaggiosa. L'asta pesa sempre 12 N, ma stavolta i bracci immaginiamo che siano di 6 e 4 cm più lungo il braccio della forza motrice, perché deve essere una leva vantaggiosa. Siccome il braccio della forza motrice è i 3 mezzi, i 6 quarti, i 3 mezzi rispetto al braccio della forza resistente, allora la forza motrice può permettersi di essere più debole della forza resistente. Quanto più debole? I 2 terzi, perché il suo braccio è i 3 mezzi. I 2 terzi di 12 N è 8 N, quindi la forza motrice è di 8 N. Infatti, vediamo che i momenti torcenti sono uguali, perché questo, la forza resistente con un braccio di 4 cm fa un momento torcente di 4 cm per 12 N, 4 per 12, 48 Nm, momento torcente che entra, potremmo mettergli il segno negativo. 48 Nm è anche il momento torcente della forza motrice, perché la forza motrice agisce con un braccio di 6 cm, 6 per 8, 48. Quindi fa sempre 48 Nm, ma siccome il braccio è più lungo, la forza può essere più debole. Questi due momenti torcenti si annullano, come al solito il momento torcente della forza vincolare non c'è mai, perché la forza vincolare è applicata nel fulcro e non ha quindi il braccio. La forza vincolare serve invece a contrastare, equilibrare queste due forze, 12 più 8 fa 20, la forza vincolare deve fare 20 N in alto per bilanciare questi 20 N e 8 più 12 in basso. Passiamo subito alla leva di primo genere svantaggiosa, l'asta sempre 12 N di peso, stavolta immaginiamo che i bracci siano di 2 e 8 cm con il braccio della forza motrice più corto. 2 e 8 cm vuol dire che questo braccio della forza motrice è un quarto rispetto a quest'altro braccio, che è il braccio della forza resistente. Quindi se il braccio della forza motrice è un quarto, vuol dire che la forza motrice deve compensare questo suo braccio più corto facendo una forza molto più intensa, 4 volte più intensa. Infatti il peso è 12 N, la forza motrice è il quadruplo, 48 N. In questo modo la forza motrice fa lo stesso momento torcente della forza resistente. Infatti 2 cm di braccio per 48 N fa 96 Nm momento torcente uscente. La forza resistente anche fa 96 Nm, perché braccio 8 cm, 8 per 12, 8 per 12, 96 Nm. Potrei metterci il segno negativo. Come al solito la forza vincolare non fa momento torcente perché è applicata nel fulcro e il suo braccio è nullo, quindi la somma di tutti i momenti torcenti, questo già è 0, quindi la somma in pratica di questi altri due, come accadeva anche negli esempi precedenti, fa 0. Questo vuol dire che il momento torcente totale è 0. E questa è la seconda equazione cardinale della statica dei corpi rigidi, cioè il momento torcente totale deve essere 0. Tutti i momenti torcenti si devono annullare. Questa condizione garantisce che il corpo rigido non possa ruotare attorno al fulcro. Invece che il corpo rigido non possa traslare è garantito dal fatto che è la forza totale che è 0, quindi il momento torcente totale impedisce la rotazione, 96 e meno 96 fa 0, invece la forza totale uguale a 0 impedisce la traslazione, e infatti la forza totale è 0, perché 12 più 48 sono queste due forze in basso, 60 N, vengono perfettamente bilanciate dalla forza vincolare che fa 60 N.